Si chiama Made in Sicily e vale 2.800.000 euro il progetto attivato con la sottomisura 606A del Porsigilla 2000-2006, iniziata nel 2002 e che si avvia alla conclusione prevista per il prossimo anno. L'obiettivo è creare un network di animatori territoriali a supporto dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese siciliane. Dottor Santi, ci spiega meglio cos'è il progetto Made in Sicily? È un'attività di animazione territoriale finalizzata all'internazionalizzazione di imprese, il che significa stimolare le aziende a capire e a fare i primi passi per internazionalizzare i propri prodotti e il proprio business. Il progetto si concluderà nel 2006 e sta portando già una serie di ottimi risultati. Per esempio quali? Il primo risultato raggiunto è quello di essere riusciti ad incontrare e stabilire un contatto diretto su 9 province con 866 aziende che hanno già dimostrato la disponibilità e soprattutto hanno iniziato a collaborare oramai da 2 anni con quelli che sono i nostri animatori territoriali provinciali esperti di internazionalizzazione. I risultati, se vogliamo, indiretti, ma che poi fanno parte appunto del e sono funzionali all'obiettivo finale, sono quelli di aver avviato un processo per strutturare 5 o 7 consorzi all'internazionalizzazione per superare il problema dimensionale della piccola impresa, che è un problema estremamente diffuso in ambito della regione siciliana, e quindi per poi accedere a una serie di finanziamenti ed una serie di opportunità di mercato che sarebbero inibiti dalla piccola dimensione e dai volumi ridotti delle aziende siciliane. Dottoressa Vacante, in cosa si è rivelato più innovativo questo progetto? Il progetto Made in Sicily ha sicuramente qualcosa di diverso da tutte le altre iniziative che la Regione, le Camere di Commercio e gli altri enti hanno adottato sino ad ora. Non c'è più quell'intervento che ti arriva già preconfezionato, scelto per te, magari non rispondente alle reali necessità di ognuno, ma parte da un'attenta analisi dell'azienda e del territorio in cui opera, per risalire quindi a tutti quei problemi e necessità, primo fra tutti la commercializzazione del prodotto agroalimentare nel mondo. Il progetto Made in Sicily rappresenta sicuramente un valore aggiunto al prodotto che si vuole mettere sul mercato, perché permette la sua identificazione con il territorio. Da sempre sono stata convinta che non si può pensare ad una bottiglia di olio di biancolilla o di nocellara, ad un nero d'avola, ad un'arancia rossa o una Washington Navel, senza collocarli nel loro territorio di origine. Dottor Carlino, com'è stata la sua esperienza all'interno del progetto Made in Sicily? La nostra esperienza è stata positiva in generale, anche perché la nostra azienda è impegnata in un processo di internazionalizzazione. E questi sostegni all'internazionalizzazione delle imprese, delle piccole e medie imprese siciliane, ovviamente per noi è linfa vitale. L'ultima esperienza che ci ha visto impegnati in San Francisco attraverso questo progetto non fa altro che aprire nuovi mercati, la possibilità di fare business con operatori locali e buyer internazionali.